Maggio 2020, stiamo attraversando un periodo particolare, si iniziano a riprendere le attività lavorative dopo il periodo di chiusura stretta. Abbiamo attraversato, stiamo ancora vivendo in tutto il mondo, una situazione pesantissima, con tante preoccupazioni e tanta incertezza per il futuro. Tutto questo ci ha obbligato e ci obbliga anche adesso a cambiare le nostre abitudini, una per tutte, gli spostamenti limitati, lo stare in casa, per fare un esempio, ma ce ne sarebbero tanti, e ognuno di noi può pensare alle situazioni che ha vissuto e sta vivendo. Quindi reazioni suscitate a livello emotivo in ognuno di noi, come individualmente, come singoli, e reazioni emotive collettive di varia natura. Tutto ciò in realtà ci porta anche in alcuni casi a vivere davvero una situazione di disagio psicologico con sintomi che rientrano in quello che viene definito il disturbo da stress post-traumatico, dopo un evento traumatico. Sentiamo disagio, sentiamo uno stato di confusione in alcuni casi e anche di rabbia, perché no? Siamo arrabbiati, no? Per la situazione che ci obbliga a modificare delle cose e a non poter fare ciò che vorremmo fare. L'importante adesso, nella ripresa, è comunque mantenere un buon livello di attenzione, evitare comportamenti che mettono a rischio ognuno di noi e mettono a rischio anche gli altri. Cerchiamo di affrontarle anche nel modo in cui ci descriviamo le situazioni, dal punto di vista migliore, positivo. Se ci svegliamo, se mi sveglio, no? E dico: ah, un'altra giornata pesante. Come sarà questa giornata? Molto probabilmente sarà pesante. Se mi sveglio e dico: ecco, un'altra giornata sfidante in cui trovare il modo per stare bene con gli altri, per lavorare bene, anche in una situazione differente dal solito, metto delle buone basi per andare in una direzione costruttiva e positiva. La paura è un'emozione naturale, non è qualcosa di così strano per chiunque di noi. È un'emozione naturale che serve, è utile in realtà per alzare il nostro grado di attenzione. Il problema è quando diventa ansia, quindi amplifica eccessivamente le nostre reazioni in un modo irrazionale e impulsivo. Dobbiamo lavorare su questo per mantenere la giusta percezione del rischio, il nostro stato d'animo costruttivo e positivo. La giusta percezione del rischio non è semplice da ottenere e da mantenere. Se ci pensiamo, nella vita di tutti i giorni ci può capitare di non percepire in modo corretto rischi che sono visibili, cose che noi possiamo vedere. Qui parliamo di un rischio che è invisibile. Ecco perché l'essere informati, ma non farsi prendere eccessivamente dalle preoccupazioni ci permette di avere la corretta percezione del rischio, anche di fronte a una condizione come questa in cui non possiamo vedere direttamente quello che è l'agente che ci può creare un danno a noi o anche ad altri. Quindi è abbastanza naturale che ci siano reazioni anche di aggressività, maggiore aggressività rispetto ad altri momenti della nostra vita, in questa situazione di insicurezza per il futuro. Tutto questo determina anche delle conseguenze a livello cognitivo, cioè nel come ragioniamo. E, per esempio, possiamo avere una minor capacità di concentrarci su quello che stiamo facendo, una difficoltà anche
a lavorare con gli altri, sia in presenza, quando ci troviamo a lavorare con gli altri in presenza, e sia a distanza. È importante ricordarsi che non siamo da soli, nessuno da noi è da solo, e quindi l'aspetto dell'appartenenza sociale, l'appartenere, non lo so, a una comunità nazionale o a una comunità professionale, però l'appartenere assieme ad altri a una comunità di persone. E questo si fonda sul fatto che ci sono relazioni che preesistenti, cioè che esistevano già prima della pandemia, su cui possiamo fare forza, e anche relazioni invece che sono nate, che si sono rinsaldate, perché stiamo vivendo tutti quanti insieme una situazione problematica, questa esperienza che ci accomuna e che ci porta a darci reciprocamente supporto. L'importanza quindi del comunicare, cercare di gestire bene la comunicazione e le relazioni per aiutarci gli uni gli altri, perché ci troviamo tutti nella stessa situazione problematica. E quindi gli aspetti come quello della pazienza e dell'altruismo, quindi nel momento in cui faccio qualcosa che è utile per qualcun altro, faccio qualcosa di utile anche per me stesso. Nel momento in cui so che dalla mia capacità di comportarmi in modo sicuro ne deriva di rinunciare a qualcosa per essere tutti quanti più sicuri, ne deriva un vantaggio per qualcun altro, dal mio senso di responsabilità, magari persone più fragili. E il fatto che io stia attento e faccia ciò che è più utile per tutti crea un vantaggio a persone che sono anche in maggiore difficoltà di quanto non lo sia io. Il valore sociale e l'altruismo è sicuramente molto meglio che concentrarsi sempre su un pensiero fisso, no? dell'epidemia. All'interno delle organizzazioni, negli ambienti di lavoro, proprio nell'ottica degli interventi psicologici per favorire buone performance lavorative, lavorare bene, stare bene insieme, l'importanza del ruolo dei leader all'interno delle organizzazioni, la capacità di chi ha una funzione di leadership di monitorare, di prendersi cura del benessere, indirizzare anche le persone a servizi di supporto se necessario. E prendersi cura vuol dire anche garantire tempi di riposo e di recupero che adesso sono maggiori rispetto a altre situazioni, cioè questo sovraccarico emotivo richiede ad ognuno di noi di prendersi cura di se stesso, di riposare e di recuperare le energie. Non abbiamo forse, molti di noi, la maggior parte di noi, la stessa capacità produttiva, proprio perché dobbiamo sobbarcarci questo carico emotivo. E quindi per essere efficaci in realtà dobbiamo curarci anche di questa nostra condizione emotiva. L'importanza negli ambienti di lavoro di incontri brevi, regolari, programmati, proprio per permettere a tutti di elaborare, condividere e elaborare eventuali preoccupazioni, con particolare attenzione a chi magari si trova in una maggiore situazione di difficoltà, i leader che dovrebbero essere formati proprio su questi aspetti del prendersi cura anche del proprio stress, per partire da se stessi, no? Nel mitigare il proprio stress per poter poi essere efficaci e di supporto ai collaboratori. E chiuderei sul fatto che le organizzazioni dovrebbero davvero, ancor più che in altri momenti, già questo è necessario sempre, ma ancor di più, garantire un supporto organizzativo, un'adeguata supervisione e la possibilità tra pari, tra colleghi, di collaborare efficacemente, quindi prendersi cura del morale della truppa.